È con grande gioia che vi parlo. Come mio costume cercherò di essere autentico e sincero. Io vi posso dire che i poveri nel mondo, nonostante i miliardi della fame, diventano sempre più poveri e hanno una libertà sola, quella di morire perché la loro morte non farà mai notizia. I bulldozer degli ultimi, così ho sentito più volte definire Don Vittorio. A 40 anni dalla fondazione di Africa Mission e a poco meno di una ventina dalla sua morte, siamo andati in Uganda per cercare di capire chi era Don Vittorio e soprattutto a rintracciarne l'eredità. Siamo venuti qui per vederlo proprio dagli occhi degli ultimi. Kampala, la capitale dell'Uganda, si appoggia sull'equatore. È una metropoli che assomiglia a tante metropoli del sud del mondo. Caotica, rumorosa, polverosa e sovraffollata. Questa è la prima tappa del nostro viaggio, che ci porterà nel cuore dell'Africa. Don't worry, these are the people who will take you home. Otian è uno dei bambini Karimojong che lasciano la propria terra per venire a Kampala in cerca di fortuna. Poi si ritrovano lungo le strade a chiedere la carità, facendo spesso esperienze traumatiche che tolgono loro dignità. Noi cerchiamo di riportarli alle loro famiglie perché costruiscano insieme al proprio popolo il futuro del Karamoja. Abbiamo chiesto a Otian di indicarci il posto in cui mendicava. Tutto il giorno per $2. Ci racconta che suo padre in una giornata di lavoro di dollari ne guadagnava uno. Li chiamano retourné, i bambini di strada. In questo crocevia sono tutti i Karimojong. A corò sussurrano i Karimojong. Ho fame. Africa Mission lavora per ricongiungerli alle loro famiglie. We are going from Kampala to Moroto. Alla guida c'è Hassan. È stato l'autista di Don Vittorio per 17 anni e suo padre lo era prima di lui. Otian è distratto e elettrizzato dal viaggio. Riusciamo a fare breccia nella sua diffidenza. Scopriamo che non sa nulla di Don Vittorione. Per questo abbiamo chiesto ad Hassan di raccontarci la storia. Don Vittorio was a big. Don Vittorione, così per gli amici, ha 61 anni e pesa oltre 200 kg. Ha creato nel 72 il movimento Africa Mission, dopo aver venduto un avviatissimo ristorante a Varese. Da 3 anni è prete. Ho sofferto molto da ragazzo. I miei genitori, che erano laboriosissimi, mio padre un umile ciabattino, molto buono, che non era capace di farsi pagare, la gente allora pretenziosa, no? Hanno fatto sì che la mia infanzia fosse segnata da questa sofferenza. E naturalmente nella vita, dovunque, sempre, ho cercato di portare conforto, di alleviare, di aiutare gli ultimi vicini e lontani. Don Vittorio è legato agli aiuti, alle emergenze. Quando c'è un'emergenza, lui arrivava come un bulldozer e lì faceva il diavolo e quattro. Nei tempi in cui viaggiare era pericolosissimo perché sparavano, perché c'erano agguati, perché le strade erano impossibili, lui era sempre presente, era uno dei pochi che non si è mai fermato. Inizialmente il suo carisma era rivolto alla missione, ma soprattutto voleva scuotere chi era un po' imborghesito in Italia e dire: c'è da fare qui, datevi da fare. Chi ha il coraggio di dire come Zeffiere: prendi me, prendi me, vengo io assieme a te, Vittorione, tu sei anziano ormai, vengo io, non sentirti
Don Vittorio ha sempre detto agli italiani: non dormite sui bisogni del mondo. Cominciava il dubbio che chi si faceva raccoglitore di aiuti potesse veramente essere sincero con i donatori, una cosa o un'altra. Lui veramente provocava dicendo: lasciamo da parte queste scuse, c'è chi ha bisogno del nostro sostegno, muoviamoci e diamo una mano. Don Vittorio è stato una persona scomoda, che ha avuto vita difficile perché ha incontrato molte incomprensioni a motivo appunto della sua schiettezza, del suo impegno totale per i poveri. Mai come in questo momento ho bisogno di un aiuto, mai come in questo momento sono cattivo perché sono senza soldi, senza niente. Quello che posso dire a tutti coloro che mi vedono, che mi ascoltano, che ho le mani pulite e che ogni giorno al Signore faccio una semplice preghiera, che piuttosto che mi abbia a sporcare le mani, mi faccia morire dalla malattia più tremenda che possa essere su questa terra. Tutto qui. Grazie per l'aiuto che mi darete e fatelo subito prima che parta. Grazie. Se nel mondo occidentale la lunghezza media della vita si aggira intorno agli 80 anni e se in Uganda la lunghezza della vita è intorno ai 65 anni, ebbene in questi territori si ferma sui 35-40 anni. Stiamo entrando in Karamoja. I remember when people would walk almost the whole day going and coming back to get a 20 liter jerrycan of water. But also the animals will not have water. And those are some of the challenges, because without water, there is no life. I remember very well, we had a guinea worm. It's a worm that used to go into the people's legs that used drinking that water. And the fact that Don Victoria came in here concentrated on water, clean water from boreholes. It spread all over. So the first partners, organization to bring clean water to Karamoja was from Don Victoria C&D. Ci hanno detto che proprio oggi Africa Mission dovrebbe completare il pozzo di Lopotuk. E noi non vogliamo perderci la festa. Stiamo facendo in questo momento la valutazione di portata e già l'acqua è a 32 metri adesso, il pozzo è profondo 84 metri. Questo pozzo servirà a una popolazione di 3.000 persone. The pipe is going there, after the water is going out to there. Permetto di tradurre il canto dei ragazzi. È un grazie a Dio che ha dato l'acqua e un grazie a quei signori bianchi che loro hanno davanti, che l'hanno estratta e oggi permette loro di berla.
Otiang rappresenta la Karamoja che cerca il cambiamento. Ma nei suoi occhi c'è ancora lo slam di Kampala, dove ha cercato il riscatto trovando solo una miseria ancora più profonda. Oggi sta tornando insieme a Africa Mission e a noi, in Karamoja, la sua terra, perché il suo futuro è qui. Moroto è poco più di un paio di vie asfaltate con poche case in muratura e attorno qualche capanna. Arriviamo che il sole sta per scendere. Andiamo direttamente al compound costruito da Don Vittorio. Non importa quanto si vive, importa invece quanto noi possiamo fare. In un mondo che attende testimonianza, non chiacchiere, non parole, cerco gente che con la propria presenza abbia a dimostrare che la carità di Cristo è presente. Ci riempie il cuore di gioia perché c'è il primo centro giovanile aperto il mese di giugno. Tutti i giorni il catechista fa imparare soprattutto l'aritmetica, perché sono tutti ragazzi che non vanno a scuola. E allora almeno che abbiano imparare l'aritmetica, per così quando andranno a vendere al mercato un pollo o una capretta, sappiano almeno contare i soldi. E poi il gioco, diventano pazzi per i nostri giochi da tavolo, biliardini e i giochi esterni, scivoli, giostre, altalene e via di seguito. Vittorio aveva una predilezione per i giovani, perché si rendeva conto che i giovani sono il futuro, perché vedeva i giovani disorientati e quindi sperava che il suo movimento avesse la forza e il fascino per attirare i giovani. Per radunarli ha fatto il centro di Don Bosco, per parlare un po' con loro, anche insegnarli a pregare e anche dargli qualcosa quando avevano bisogno. Don Vittorio a loro ha portato sia il cibo materiale che quello spirituale. Voleva dare inizio a una parrocchia legata alla sua istituzione, dove sacerdoti e laici si impegnavano a livello pastorale e a livello dello sviluppo. Stava a cuore non soltanto portare degli aiuti, ma gli interessava donare a questa popolazione anche un cuore, anche un'anima, anche una speranza, un ideale come può essere quello della fede. The topic of today is together again. Who can tell me what a good school is? Children should not dodge lessons. Children should be time conscious.
children must be clean. Also, a good school has dignity for children. A good school must have something very important. Say, food at least. Toilets. Yeah, where teachers don't drink, okay? To love one another. Yes. Improving our school. Let us clap for him. Yes, good afternoon once again. Good afternoon. You can sit. So this is Otiang, I was telling you before. Now he's going to join us for this activity. You can go and sit there. So what we are going to draw is what you desire, what you want to become or what you want to achieve. Yes. Should be a very strong desire you have inside. Is it clear? Yes. Okay, so we start. And then you have to be able to explain us what you are going to draw. I ragazzi che sono qui oggi fanno parte di un percorso che noi chiamiamo School of Life. Sono ragazzi o malati di AIDS o che hanno perduto i genitori a causa dell'AIDS. Erano quasi tutti agli ultimi, diciamo, posti, no? Nelle graduatorie delle scuole, delle classi. Noi cerchiamo di educarli, non inteso come dare delle conoscenze, ma come sviluppare quello che ognuno ha dentro e farlo venire fuori. Fatouba, come. So, I want to become a lawyer when I finish my education. Opio wants a pilot, teacher in future. In fact, this is a very good school. A car. You want to become a driver? Noi non guardiamo soltanto l'obiettivo risultato, non ci concentriamo solo sul fare un'attività, ma sul contesto, cioè sul quadro generale, anche sui cambiamenti sociali. Police. She want to become old. Perché quello che ci preme è accompagnare questo popolo nello sviluppo che loro scelgono. Ok, police, good. Otiang, what did you draw? Don Vittoriano. Don Vittorio, uomo della concretezza, che ci ha insegnato a non fermarsi nei grossi centri, ma a raggiungere il povero, perché il povero, diceva, non viene a bussarti la porta, lo devi raggiungere te. Ci ha insegnato a venire qui, a rimanere qui, ed ecco che continuiamo a mantenere queste strutture, anche perché c'è ancora molto lavoro per portare in tutte le zone acqua pulita, sanità, scuole che sono nel frattempo arrivate, quindi istruzione, quindi possibilità di entrare nella vita quotidiana della gente e di elevare il loro livello sociale. Io parlo degli ultimi, dei bambini, dei vecchi laggiù che non hanno diritto alla vita. Chi ha fame subito. E allora occorre giù la roba. E cerco di essere credibile coi fatti. Ho sempre avuto del rischio, consapevole del rischio, ma per questo non mi sono mai indietreggiato. Il mio problema è sempre quello dei trasporti. Se avessi forza di trasporti da Piacenza, avremmo la capacità di soddisfare a tutti i bisogni di mezza Africa. Questa è veramente la fame. A Morotto c'era questa distribuzione di riso. C'era il Don Vittorio seduto e dirigeva un po' i lavori. Sembrava una Babilonia di per sé. Però ho capito che si deve sempre partire dalle piccole cose, non aspettare di avere tutto per iniziare qualcosa. All'inizio veniva addirittura con l'aereo di riso, perché l'emergenza era così urgente che non si poteva perdere 3 mesi andare via a Mombasa con una nave. Aveva questa grande forza di raccogliere aiuti, e aiuti concreti, e di convogliarli sul posto giusto. Non è che rimanevano a Kampala o in giro per la strada, li portava fin su in Karamoja. Portiamo avanti il messaggio di Don Vittorio attraverso i pozzi, attraverso l'educazione delle donne, l'attenzione ai bambini,
perché i bambini sono il futuro di questo popolo e hanno bisogno di vedere anche nuove opportunità. Questo è l'importanza oggi di essere qua presenti. Vittorio era un prete rivoluzionario perché non guardava alla forma, all'etichetta. La sua preparazione è avvenuta studiando il libro dei poveri, frequentando l'Africa, ascoltando i poveri e il loro grido. Un bel risotto e della pasta asciutta per tutti. È così che vogliamo ricordarlo. Per chi non l'ha mai conosciuto e per chi allora c'era. Certo, la partita oggi in Karamoja è diversa. Non si gioca più sull'emergenza e sulla fame, ma sullo sviluppo e sul futuro. Salutiamo Tian con un filo di emozione. Noi partiamo, lui resta. Ma sappiamo che ha fatto il suo percorso. Insieme ai Muzungu ha toccato con mano quali e quante cose si possono fare per alimentare la speranza e costruire un futuro migliore. Le cose da fare sono tante, anzi tantissime, ma la strada è segnata e l'ha tracciata Don Vittorio, che continua a vivere nella sua eredità. E la sua eredità oggi si chiama Movimento Africa Mission, Cooperazione e Sviluppo. Oggi Otiam può guardare questa savana non come una minaccia, ma come il suo futuro, il futuro della Karamoja. Io voglio dire a voi giovani e figliuole, datemi una mano, non lasciatemi solo. Non lasciatemi solo.